c'è sciacallaggio. Così il Lazio si prepara a fronteggiare una possibile emergenza da coronavirus. Quella che vedete è infatti la prima tenso struttura montata martedì all'interno dell'ospedale Spallanzani di Roma per prevenire una maxi affluenza di potenziali pazienti affetti dal virus all'interno degli ospedali. Questo serve, diciamo, nell'area dell'accoglienza per fare un pre-triage in maniera tale che gli operatori, lavorando in sicurezza, riescono, diciamo, a gestire meglio i flussi. Oltre a questa, la Regione Lazio ha predisposto altre 30 tenso strutture che verranno montate su richiesta dei vari ospedali, anche se al momento continuano ad arrivare rassicurazioni sulla situazione in regione. Ad oggi non abbiamo avuto casi autoctoni di coronavirus nella nostra regione. I tre casi che vi sono stati erano i primi tre casi in Italia della coppia proveniente da Wuhan. Possiamo dire ben felici che tutti e tre i casi hanno avuto un decorso positivo. Facciamo anche chiarezza per quanto riguarda i presidi medici, anche mascherine, intendiamo gel comunque per le mani, guanti. Su questo lei ha dichiarato comunque che sono in arrivo dei nuovi presidi? Noi ad oggi, diciamo, monitoriamo costantemente le scorte, non abbiamo livelli di sofferenza ad oggi. Abbiamo fatto, come le altre regioni, anche un ordinativo unico a Protezione Civile Nazionale per avere ulteriori dispositivi di prevenzione. A disposizione dei vari ospedali laziali ci sarebbero circa 400.000 mascherine, quasi circa 5 milioni di guanti e 400.000 camici. Eppure il personale medico e infermieristico continua a lamentarne una certa carenza. In ospedale questo fine settimana erano introvabili le mascherine che c'erano, erano introvabili la mucchina, erano introvabili i disinfettanti. Quelle che c'erano sono state in parte utilizzate, in parte volatilizzate. Di quante mascherine parliamo? 300 mascherine. Cioè voi da un giorno all'altro avete visto scomparire in un reparto 300 mascherine? Sì, il giorno dopo sono rientrato, non c'erano più le tre confezioni di mascherine chirurgiche però, quindi questo indica un po' la confusione generale, no? Cioè porto via la mascherina chirurgica che mi difende poco e niente, quindi non c'è neanche senso. Ed il dubbio che in un momento di psicosi ci possa anche essere dello sciacallaggio ci viene confermato dallo stesso assessore. C'è anche uno smercio, diciamo, di questi prodotti che potrebbero alimentare un certo opportunismo o un mercato parallelo. Questo sarebbe un fatto gravissimo ed è per questo che abbiamo scritto anche ai comandi dei NAS delle nostre province affinché ci aiutino a monitorare queste scorte. Ultimamente ci sono dei dispositivi, dei materiali che vedete quasi scomparire dai vostri reparti? Le mascherine, quelle le FP3, e quelle assolutamente stanno mancando dappertutto, così come i camici impermeabili, l'alcol gel che sta andando a ruba certe volte anche rasentando l'assurdo, perché poi lo vengono a cercare persone che non, magari potrebbero farne anche volentieri a meno, però mai come questa volta è successo questa situazione delirante. Io suppongo che sia pure qualcuno che, non avendolo trovato nel supermercato, alla fine si è attaccato anche alla confezione nostra ospedaliera. Che paese, Rosario!